Salve a tutti, in uno dei miei ultimi articoli sul mio sito, che potete trovare in descrizione, ho parlato di un aspetto metabolico che spesso si correla alla disfunzione erettile. Quando la persona che viene a visita e mi riferisce un problema di tipo erettile, la disfunzione erettile che può essere di vari gradi, tra gli esami che richiedo ormonali, chiedo anche però il dosaggio, oltre che della vitamina B12, vitamina B6, della vitamina D, e quant'altro anche il dosaggio della omocisteina. Non entro nei dettagli, ognuno il suo lavoro, io faccio l'andrologo, quindi vi dico solo che l'omocisteina è una molecola che deriva dal metabolismo della metionina, ha vari processi e varie tappe enzimatiche nel suo metabolismo, quindi talvolta anche dei blocchi enzimatici di natura genetica possono far sì che l'omocisteina tenda ad aumentare. Chiaramente, come le varie sostanze aminoacidi, la introduciamo anche con l'alimentazione, però ha un lungo processo metabolico. Se l'omocisteina è al di sopra di certi valori, che possiamo trovare descritti sul web, il cutoff di solito è il 15, al di sopra di certi valori iniziamo a parlare di iperomocisteinemia. L'aumento di omocisteina e l'omocisteina stessa quindi viene comunque indicata come marker di rischio cardiovascolare. Questo ci fa capire, senza entrare nei dettagli, che un aumento di omocisteina può interferire sulla, chiamiamola, performance del sistema cardiovascolare. E quindi chiaramente si correla molto al discorso della disfunzione erettile, che, come dico sempre, non è una malattia da curare con la pasticca, ma è un sintomo, un segno che ci sta indicando un disequilibrio nel nostro corpo, psicologico, metabolico, ormonale, vascolare, ma deve essere interpretato dallo specialista. L'omocisteina di per sé può predisporre alla aterosclerosi. L'omocisteina di per sé inibisce in parte il rilascio di ossido nitrico dalle cellule dell'endotelio, dei vasi, così noi chiamiamo vasi, arterie e vene del nostro sistema vascolare, delle arterie. Capiamo subito che l'ossido nitrico, ormai lo sappiamo, è una molecola che permette la vasodilatazione, è importantissima nelle erezioni, la sua presenza è indispensabile, la sua presenza e ridotta degradazione è indispensabile per l'induzione e il mantenimento dell'erezione. Capiamo subito che un'omocisteina alta, contrastando il rilascio dell'ossido nitrico, contrasterà la performance della nostra erezione. Mi fermo qui. Ripeto, è un argomento che affronta l'ematologo, è un argomento che può affrontare un bravo biologo nutrizionista, anche che talvolta si dedica alla iperomocisteinemia, perché poi bisogna anche considerare tutti quelli che sono gli approcci di tipo nutrizionale, e si chiama acido folico perché è presente nelle foglie di alcune verdure, di alcuni appunto prodotti della natura, per cui talvolta già un atteggiamento nutrizionale corretto può far sì che l'acido folico, appunto, di cui sto parlando, che è la terapia che spesso si utilizza per l'iperomocisteinemia, può aiutare già a contenerla. La terapia è di solito con acido folico, folati o in altre formulazioni, che può favorire il metabolismo della omocisteina. Quindi spesso già a livello nutrizionale una nutrizione dove abbiamo acido folico può aiutarci. Talvolta si introduce appunto acido folico folato per il trattamento della iperomocisteinemia, questo va quindi considerato. Nel lavoro che riporto in descrizione si è evidenziato questo, come livelli alti di omocisteina avevano predetto la comparsa di una disfunzione erettile in un gruppo di controllo. Questo articolo è stato pubblicato su PubMed, mi sembra nell'agosto o settembre del 2020, prediceva l'insorgenza della disfunzione erettile, che è stata poi confermata in un secondo tempo chiaramente dai segni clinici e dall'eco color Doppler basale dinamico dei corpi cavernosi. Quindi individuiamo questo marker insieme a altri ormoni o metaboliti di cui ho parlato e parlerò nei prossimi video come molecola importante che può predire, può preavvisare di patologie vascolari serie e può essere anche una delle cause della disfunzione erettile e magari una correzione, un contenimento della iperomocisteinemia con atteggiamenti nutrizionali o terapeutici potrebbe già di per sé aiutarci a migliorare la performance erettile e a preservare danni al nostro sistema vascolare. Con questo vi saluto, vi auguro a tutti un buon fine settimana e ci vediamo nel prossimo video.